passiamo ora al secondo autore che ci fornisce alcuni preziosi indizi sulla sua identità. Sono un affermato poeta e scrittore milanese. Nel 1826, dopo aver scritto la prima versione di un romanzo che mi assicurerà fama imperitura, ho deciso di contribuire anch'io al dibattito suscitato dalla signora d'Estelle. La mia era una lettera privata che poi qualcuno ha pubblicato a mia insaputa nel 1846. Esaminiamo nel dettaglio il contenuto di questa lettera, dando sempre la parola al misterioso autore. Il mio discorso si articola in due parti, la prima negativa, la seconda positiva. Nella prima critico i fondamenti dell'estetica classicista, il principio di imitazione, l'uso della mitologia, la definizione di regole assolute nella composizione letteraria. Ero ateo, ma mi sono convertito al cristianesimo nel 1810. Di qui la mia avversione per la mitologia pagana, non solo falsa, ma espressione di valori contrari al cristianesimo. Per quel che riguarda l'imitazione, i classici hanno scritto indubbiamente cose bellissime, tuttavia né essi né altri hanno fornito un modello perfetto e universalmente valido per ogni epoca. E chi l'ha detto che una creazione artistica, per essere bella e utile, debba per forza rispettare le regole? Leggiamo ora un passo tratto dalla seconda parte della lettera. Mi limiterò a illustrare quello che a me sembra il principio generale a cui si possono ricondurre tutte le proposte costruttive avanzate dal romanticismo. Il principio che per sua natura è ampio e generale mi sembra possa essere questo. La poesia e la letteratura in genere debbono avere come scopo l'utile, avere un contenuto soggetto storicamente attendibile e servirsi di ciò che suscita interesse come strumento. Pertanto, la poesia e la letteratura in genere devono scegliere argomenti per i quali il pubblico più ampio possibile di lettori, un pubblico quindi popolare, ha o avrà, man mano che diverrà più colto, un'inclinazione di curiosità e di interesse, affezione, basata sull'esperienza reale, cioè su una corrispondenza con la realtà. Letteratura e poesia devono quindi privilegiare questi argomenti e trascurare quelli per i quali solo un gruppo circoscritto di lettori manifesta un interesse che è frutto dell'educazione scolastica, mentre la massa nutre per essi solo un rispetto non sentito realmente, né ragionato, ma subito passivamente. In ogni argomento, la letteratura e la poesia in generale devono cercare di individuare e rappresentare il vero storico, cioè la realtà storica, attestata dai documenti e dalle fonti, e il vero morale, cioè la verità nel campo della morale. Prima di proseguire con la parafrasi, è opportuno chiarire questi due concetti chiave della poetica del nostro misterioso autore. Cosa intende per vero storico e per vero morale? La letteratura e la poesia in generale devono avere come oggetto il vero, la realtà, cioè tutto ciò che è reale, che esiste o è esistito veramente. Cosa non è il vero storico? Il vero storico non è l'invenzione o la finzione inverosimile, fine a se stessa, che è stata oggetto di opere di carattere mitologico, per esempio poemi ispirati alla materia cavalleresca, ma anche di romanzi troppo lontani dalla realtà, come il romanzo gotico, tanto in voga nel Settecento. Che cos'è invece il vero storico? È la rappresentazione attendibile e veritiera di situazioni legate all'esperienza reale e ai fatti storici. Proviamo ora a definire il vero morale. Il vero morale è in sostanza tutto ciò che riguarda il comportamento umano e i valori o principi a cui esso si ispira.
Sotto questo aspetto, la letteratura e la poesia devono fornire una rappresentazione autentica, non falsata, dei comportamenti e dei sentimenti umani. Una rappresentazione necessariamente fondata su dati storici, sulla rappresentazione veritiera e attendibile del contesto storico. Proviamo a spiegare questo concetto con un esempio concreto. Prendiamo uno dei romanzi più popolari dell'Ottocento, I Tre Moschettieri di Alexandre Dumas, pubblicato nel 1844, in piena stagione romantica. Nella prefazione del suo romanzo, l'autore specifica che, a dispetto dei loro nomi, gli eroi della storia che abbiamo l'onore di raccontare ai nostri lettori non hanno nulla di mitologico. Dumas afferma di narrare le vicende del personaggio storico realmente esistito di Charles de Bas di Castelmour d'Artagnan, basate sulle Mémoires de Monsieur de d'Artagnan del 1700 dello scrittore Louis Le Grand. Stando alle dichiarazioni di Dumas, il suo romanzo è un esempio di letteratura che ha per soggetto il vero, come direbbe il nostro autore misterioso. Ora, se consideriamo il comportamento dei protagonisti, i quattro moschettieri del re, vedremo come ad ispirare le loro azioni e anche il loro linguaggio e più in generale le loro scelte, non è il sistema di valori proprio dell'epoca in cui è ambientata la storia, cioè la Francia della prima metà del Seicento. Pur indossando la divisa di moschettieri, i protagonisti si comportano e agiscono per lo più come gentiluomini dell'Ottocento.